Il modulo documenti ti consente di creare e gestire ordini di vendita in modo rapido e intuitivo. Clicca su Crea ordine di vendita dal menu in alto a sinistra. La compilazione del documento è del tutto simile a quella di una fattura elettronica, sia a livello di interfaccia che di dati da inserire. Su Tipo cliente scegli se inviare l'ordine alla PA o a un privato. La data documento è automaticamente impostata dal sistema alla data del giorno di creazione dell'ordine. Se vuoi cambiarla, clicca sul calendario e imposta la nuova data. Può essere antecedente o successiva. La data evasione prevista è facoltativa. Se la compili, potrai comunicare al tuo cliente la data in cui prevedi di evadere il suo ordine. Il sezionale è fisso e non è modificabile. Su Progressivo, il sistema imposta la numerazione progressiva automatica prevista dal sezionale. Da Dati cliente puoi ricercare uno specifico cliente salvato in anagrafica, digitando il nome nell'apposito campo oppure cliccando su Ricerca cliente e poi selezionando quello corretto in elenco. I clienti sono filtrati in base al tipo cliente, privato o PA. Per creare un ordine di vendita destinato ad un cliente non ancora presente in anagrafica, clicca su Aggiungi nuovo cliente e compila i campi visualizzati. In questo caso sarà obbligatorio salvare il cliente in anagrafica. Nella sezione al centro della schermata inserisci prodotti o servizi all'ordine di vendita. Puoi aggiungerli iniziando a compilare il campo codice o il campo descrizione. Compariranno i prodotti presenti in anagrafica corrispondenti a quanto inserito e potrai facilmente selezionare quello corretto. In alternativa, clicca su Aggiungi prodotto o servizio per selezionare il prodotto dall'elenco. Puoi anche inserire prodotti non presenti in anagrafica cliccando su Aggiungi nuovo o compilando il campo descrizione con un valore non presente nella tendina. Puoi modificare tutte le voci visualizzate. Se inserisci uno sconto o una maggiorazione, sarà applicato al solo prodotto presente nella riga interessata. Dal menu a rotella puoi modificare il prodotto o servizio, duplicare o eliminare la riga. Ed inserire dati aggiuntivi ai prodotti. I campi esigibilità IVA, cassa previdenziale e ritenute sono precompilati con i dati che hai indicato nella prima configurazione del pannello. Puoi modificare i dati predefiniti da utilizzare dal menu Impostazioni, Profilo di fatturazione. In creazione dell'ordine di vendita puoi cliccare su una delle voci per modificare i dati relativamente al singolo documento che stai creando. Inoltre, su Cassa previdenziale e ritenuta puoi indicare la base imponibile, cioè se vuoi applicare il contributo previdenziale e o la ritenuta su tutte le righe dell'ordine o solo su alcune. Cliccando su Documenti correlati, potrai inserire riferimenti di documenti legati all'ordine che stai creando. Puoi inserire allegati all'ordine di vendita, abilitando l'omonima sezione, o applicare un arrotondamento, o uno sconto, o una maggiorazione. Inserisci, se necessario, anche la causale del documento. Compila i dati pagamento tra quelli disponibili su Metodo di pagamento. Il pannello contiene un elenco di quelli più usati e già censiti a sistema. Per inserirne di nuovi, clicca su Aggiungi nuovo. Le condizioni di pagamento vengono inserite in automatico in base al metodo di pagamento selezionato. La ripartizione delle rate viene calcolata automaticamente in base a quanto inserito nell'ordine di vendita. È possibile personalizzare gli importi, il metodo di pagamento e la data per ogni singola rata. Clicca su Prosegui e compila i dati aggiuntivi richiesti, ad esempio banca se ne è necessario l'inserimento. Durante la compilazione puoi vedere tutti i calcoli aggiornati automaticamente dal sistema. Per disabilitare il calcolo automatico, rimuovi il flag in corrispondenza della voce in alto. A questo punto puoi salvare l'ordine di vendita sull'omonimo menu
cliccando su Salva. Il documento sarà salvato in stato completo se sono stati inseriti tutti i campi obbligatori o incompleto se mancano uno o più dati, ad esempio cliente o metodo di pagamento. Per inviare l'ordine di vendita per email al cliente, clicca su Salva e invia. Se hai attivato su Impostazioni il server SMTP per inviare le mail dal tuo indirizzo di posta, vedrai il template personalizzato che hai scelto come predefinito. Il mittente delle mail è l'indirizzo di posta configurato e non sarà modificabile. Puoi comunque sempre personalizzare l'oggetto e il testo delle mail. Se hai salvato un indirizzo email per il cliente in anagrafica, lo vedrai già inserito su Destinatari. Puoi inserire anche altri due destinatari delle mail. Se non hai configurato il server SMTP, posta in uscita per invio email, l'email avrà come mittente noreply@fatturazioneelettronica.aruba.it e verrà utilizzato il modello predefinito. Anche in questo caso potrai indicare fino a 3 destinatari cui recapitare l'ordine.